Eccoci, ciao Paolo, ciao, benvenuto, ben ritrovato, mi verrebbe da dire, perché ormai ci conosciamo da tantissimo tempo. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Allora Paolo, in 30 secondi, picci 30 secondi, ci dici chi sei. Dillo tu nelle dimensioni che vuoi, tecniche piuttosto che professionali o personali, vedi tu. Sì, dai, visto che parliamo di contenuto e di tante cose, io sono Paolo, sono attualmente il CEO di Fordem, il founder anche di Fordem, mi occupo di email, di marketing da tantissimi anni, diciamo così, sono uno degli esperti, diciamo, di questo settore ormai. Mi fa strano dirlo ormai, però posso dirlo, in effetti, i numeri, i dati parlano per me da questo punto di vista. La cosa, diciamo, che mi piace quando mi racconto è che faccio molte cose, non soltanto lavorare, no? Quindi sono sommelier, sono cuoco, scrivo libri, faccio docenze, insomma, mi diverto. E contenuti tanti, devo dire. Questo è forse uno dei punti che mi piace sottolineare di più. Diciamo che un po' tu, i contenuti uniscono un po' i vari puntini che hai raccontato, probabilmente. Allora, i temi sono tanti. Innanzitutto abbiamo dato il titolo a questo appuntamento Content Tech, no? Perché così è quasi un neologismo, non esiste molto, molto online con questo termine. Abbiamo cercato di unire un po' queste due dimensioni, da un lato tecnologia, perché comunque dietro a soluzioni di email marketing, definiamole così in semplicità, ovviamente c'è parecchia tecnologia abilitante, però è chiaro che non è nulla senza un contenuto, senza una strategia, senza una serie di azioni che sono funzionali ovviamente a utilizzare al meglio la tecnologia. Ecco, voi siete un po' ponte perché davvero da un lato fate tecnologia, ma fate anche tanta cultura su quello che è l'utilizzo del media dello strumento. Ma volevo fare prima una battuta, permettimi un po' questa battuta qua, perché sono veramente tantissimi anni che l'email marketing è in voga, definiamola così, e io tutte le volte che andavo allo Yab, adesso ultimamente non ci sono stato, veniva un po' da sorridere perché vedevo sempre la sala dove si parla di email marketing iperpiena, per cui dicevo, cavoli, cioè siamo ormai una, così, una strategia matura, strumentazione matura, eccetera, eppure c'è ancora tanta fame di cultura, di conoscenza, eccetera. Allora, una prima domanda di curiosità. L'email marketing da quanti anni è che esiste ormai? Beh, allora, per come la conosciamo adesso, probabilmente da 20 anni, no? E in verità, poi email, si parla di quando le email sono entrate un po' nel nostro mondo, ma il mail, quindi la parte cartacea, è dai, insomma, se cioè Bob Stone nel suo mega libro, quello spesso così, insomma. Ne racconta, parli degli anni 50, anni 60, insomma, ci sono dei concetti molto, molto vecchi, ma sono talmente vecchi che sono molto attuali, cioè ci sono delle cose che, cioè, vogliamo innovare, cerchiamo di cambiare, ma in verità ci stiamo solo girando intorno. Nel libro di Bob Stone, che tra l'altro è un must, lui racconta un aneddoto, no, di due concessionari, uno da una parte e l'altro della strada e un altro dall'altra parte. E magicamente, dice, dall'altra parte della strada il concessionario competitor vedeva sempre tantissima gente. Allora un giorno diciamo così, si camuffa un po' e va a trovare l'altro concessionario e scopre che i venditori chiamavano per nome, chiamavano le persone, sapevano che persone avevano dei bambini, sapevano i gusti, sapevano, cioè erano sorridenti, gli spiegavano per filo e per segno le cose. Cosa c'è diciamo così, di tanto innovativo? Se la vediamo da un certo punto di vista, niente. In verità è tutto, perché siamo ancora oggi diciamo così, a inseguire contenuti, a inseguire la personalizzazione, a inseguire il CRM, cioè, a inseguire la cultura, la mentalità. E questa cosa qui è l'innovazione più lenta che esiste, perché poi invece le piattaforme evolvono, cioè noi abbiamo fatto dei passi da gigante negli ultimi 5 anni, abbiamo evoluto tutto, ma siamo troppo avanti ancora per certi versi e molto spesso anche per i clienti. Bene, questo. Sì, per carità. Infatti tu hai trattato, come dire, un tema che è quello del dato e quello dell'informazione, che ha parecchie sfaccettature. Poi da un lato mi viene da sorridere, faccio un piccolo passo indietro perché
lo stesso content marketing è vecchissimo, perché, come dire, se guardiamo la guida Michelin, che nasce dai primi del Novecento per i camionisti come guida dalle trattorie dove i camionisti potevano fermarsi, ed era nato come strumento pubblicitario per appunto promuovere le gomme verso i camionisti, oggi si è trasformato in tutt'altro, però le soap opera stesse erano uno strumento di content marketing, per cui capiamo come è vecchio. Per cui sono due strumenti, la mail o comunque sia un contenuto scritto che raggiunge un pubblico in forme diverse, elettronica o analogica, che però ha una base fondamentale che tu hai cercato già di così di introdurre, che è quella del dato, che passa attraverso la raccolta, un uso sapiente e intelligente, per cui un'aggregazione, una lettura, una capacità strategica di dargli un senso al dato raccolto, una potenzialità che poi, come tutti gli strumenti digitali, la raccolta di informazioni, di dati che ne deriva dall'azione dell'utente, che dovrebbero in maniera circolare poi rientrare nel processo di progettazione e continuare questo flusso di miglioramento continuo rispetto ad un'azione. Ecco, questo sarebbe il mondo ideale. Ma ecco, parliamo del dato, per cui la cultura del dato, raccolta, utilizzo, lettura, riraccolta e azioni successive. Guarda, come hai detto tu, la famiglia del Mulino Bianco è fatta di persone che raccolgono i dati, prima di raccoglierli pensano a quali dati gli servono, perché gli servono, non raccoglierne troppi. Peraltro il GDPR questo dice chiaramente, raccogli solo il dato che ti serve veramente, e ci sta se ci pensi, no? Cioè non raccogliamo tutto, perché tanto alla fine vogliamo raccogliere tutto, ma poi non usiamo niente. Diventano anche poi una barriera alla conversione, quando ti metti a fare un'iscrizione che chiede 200.000 dati, diventa anche una barriera, magari non ti servono. Ma infatti, cioè, alla fine, noi vediamo, no? Posso dare dei dati, delle informazioni, noi abbiamo attivato 20.000 aziende in Italia negli ultimi anni, e guardiamo un po' dall'alto, un po' come se fosse un osservatorio, no? Come si comportano le aziende e come lavorano. Di fatto usano il 10% di quello che noi mettiamo a disposizione a livello di tecnologia e di, diciamo, strumentazione, anche nella raccolta dati, anche nella segmentazione, anche nel tagging magari dei contenuti, nella profilazione, nella personalizzazione. Perché? Probabilmente per tanti motivi, un po' per mancanza di tempo, un po' per mancanza di strategia, un po' per mancanza di... Quindi strategia significa banalmente non so dove sto andando e dove voglio andare, quindi io raccolgo, faccio, invio e poi ci penso domani se succede qualcosa. Un po' per mancanza, diciamo così, anche di cultura e di, diciamo, di formazione. Di fatto... i dati, l'automazione sono ancora un nice to have, cioè voglio a tutti i costi, ma poi non lo uso. Mi fa ridere perché adesso questa è una chiacchierata, però un po' come io paragono queste cose qui spesso ai sedili riscaldabili dell'auto, no? O i lavafari dell'auto, che prima di acquistarli sembrano la cosa più importante del mondo, li paghi tantissimo e non puoi non averli, quando li hai acquistati non sai neanche come si fa. E per carità, li usi una volta in tutta la vita. Ci sono delle cose, e l'automation e i dati sono un po' così. Allora, hai trattato un tema di cultura che è un elemento sicuramente importante, però la vorrei guardare anche da un'altra prospettiva. Cioè, allora, oggi esistono tantissime... non soluzione di email marketing, ma tantissimi ambiti in cui lavorare nell'ambito del marketing, del digitale, eccetera, no? Per cui ci vuole, in ognuno di questi richiederebbe un approfondimento, una conoscenza, una dedizione, un tempo, perché poi la variabile di tempo diventa una dimensione importante, per cui se vuoi fare oggi un'azione strategica intorno al email marketing, non è semplicemente qualcuno che sa usare la piattaforma, sa usare... così il compilatore dell'HTML grafico in maniera semplificata, eccetera, eccetera, mette dentro due tag, ma è una persona che è quasi, non dico dedicata, però che passa parecchio del proprio tempo strategicamente, non tanto quanto sullo strumento, perché poi lo strumento diventa l'abilitatore, devi sapere le funzionalità che ha, ma devi sapere anche come usare al meglio le funzionalità che ha.
lo strumento, però dire, c'è anche tanto lavoro da fare intorno alla lettura, all'informazione che ne deriva, alla strategia da dedicarsi, per cui come trovare un compromesso tra il tempo, che è una variabile importantissima, perché poi, come dire, non tutte le aziende si possono avere un responsabile del mail marketing che dalla mattina alla sera faccia quello, e la moltitudine di piattaforme, di soluzioni per usare al meglio comunque lo strumento, cioè per cui trovare una propria dimensione delle sottoinsieme di funzionalità che sono funzionali a lui per ottenere degli obiettivi. Cioè quale strategia adottare proprio in termini di, ok, voglio approcciare il mail marketing al meglio, adesso mi metto lì e faccio una progettazione. Questa progettazione mi porterà a dire, i dati che darò, cogliere sono questi, le funzionalità che realmente mi servono, delle 100 che ha, questi 10 però mi servono, questi 10 le apprendo al meglio perché faccio sì, questo processo. Sì. Ma allora, intanto io gli darei le tipologie di azienda, no? Cioè, adesso facciamo una divisione per due, non è propriamente esatta, però ci sono le aziende che hanno già un piano di lavoro, diciamo così, che fanno dei canali di marketing a risposta diretta una necessità, quindi hanno qualcuno di dedicato, perché hanno la newsletter, perché magari hanno inserito le informazioni all'interno del proprio servizio, perché hanno un e-commerce, perché lo fanno, cioè gli serve, è inserito nel loro modello di business, diciamo così. Quindi se lo togli qualcosa decresce, diciamo così. Poi ci sono invece, ecco, qui non so se c'è bisogno di un responsabile di mail marketing, ma di sicuro c'è bisogno di qualcuno che pensi e realizzi, e c'è bisogno di qualcuno di dedicato all'interno di un team che probabilmente esiste. Al contrario, la restante parte delle aziende sono invece quelle aziende che fanno magari del mail marketing qualcuno una speranza, qualcuno una necessità, dove per necessità intendo, diciamo così, la propria necessità di non stare fermi, cioè di comunque di fare qualcosa. Allora, se metto la carta di credito su Google, dopo un quarto d'ora mi è stato prelevato qualcosa, se lo faccio su Facebook allo stesso modo, mentre nell'email marketing le email, se le chiedo ai miei clienti in maniera corretta o ai miei prospect in maniera corretta, non mi costano, diciamo così, anche se non è proprio vero, ovviamente, ma semplifichiamo, a quel punto vivo l'email marketing come un canale gratuito, come postare sui social, no? In maniera organica. Il tema qual è? È che probabilmente l'email marketing in quel momento lì è uno strumento per rimanere a galla, non è uno strumento di lavoro. Al che la differenza si vede, perché chi ha inserito nel proprio palinsesto un approccio di raccolta dati, di raccolta iscrizioni, un funnel, comunque ha un'idea minima, dopo 5 anni di lavoro si trova con una miniera d'oro in mano. Chi non lo fa, lo fa dal giorno alla notte, questa cosa qui non accade. In un momento dove, peraltro, parliamo di zero party data, parliamo di GDPR, di fatto avere un canale, possedere il database dei propri utenti, i propri iscritti, i propri clienti, ha un valore inestimabile rispetto ad avere i like sui social. Tant'è vero che oggi l'email marketing qualcuno la soprannomina il nuovo social, la newsletter è il nuovo social, perché posseggo il canale, posseggo i dati, e a quel punto mi chiederò quali sono gli strumenti che devo utilizzare, ma solo a quel punto, perché prima voglio caricare e sparare, cioè inviare email. Chiaro. Quella è la mia strategia, non è, insomma, anche se comunque, cioè si trasforma un po' in volantinaggio molto spesso, no? E questa cosa qui, noi che facciamo questo mestiere, ma penso tutti noi del nostro settore, non amiamo molto, no? Perché ha tassi di engagement molto bassi, equivale a un soft spam per certi versi, no? E come avviene anche sui social, cioè posto ogni quarto d'ora, dopo un po' la mia reach si abbassa, la mia reputation pure, e il mio database, i miei like si diminuiscono, ecco. Solo so che non competi a te ed è una domanda complessa, però credo che una delle dimensioni su cui bisogna lavorare maggiormente è mantenere alto appunto l'ingaggio da parte delle persone, la rilevanza,
l'aspettativa, cioè ricevere quella mail, non dico che sei lì che la stai aspettando, però la ricevi e tra le tante che ricevi decidi di aprirla realmente, di leggerla, di senso, no? Al contempo però chiaramente degli obiettivi da perseguire, non devi ovviamente magari convertire sull'e-commerce, devi far fare relazioni alle persone, per cui da un lato sicuramente contenuto di qualità rilevante, eccetera, in linea rispetto al tuo target, come dire, che soddisfa delle aspettative, però è anche dei ritorni, cioè necessari. Il compromesso tra queste due dimensioni, per cui un content di qualità e dei risultati, c'è un'alchimia. Ma sì, secondo me, come dicevamo prima, Stefano, cioè noi abbiamo dei clienti che se non riescono a deliberare un giorno, hanno dei clienti che li chiamano. Non mi è arrivata. Perché? Non perché scrivono le cose più importanti e interessanti di questo mondo, ma semplicemente perché hanno inserito l'email, il contenuto veicolato tramite un canale diretto con un palinsesto orario di tutte le mattine, no? Pensa magari agli abbonamenti, alle newsletter magari che le persone si leggono di approfondimento, eccetera, o magari che pagano all'interno di un altro servizio. Ecco, chi non le riceve non si lamenta se non le riceve. Ma è merito dell'email marketing o è merito del contenuto? Io direi è merito dell'azienda che ha saputo valorizzare diciamo, il proprio modello di business attraverso i contenuti e li veicola anche tramite un canale posseduto, cioè proprietario, che è l'email marketing. Questa cosa qui ha un grandissimo valore. Diversamente, cioè, insomma. È come inviare, ripeto, è come fare volantinaggio, Sì. non cambia granché. Se posso, guarda, ti Molte cose. faccio un esempio molto Vai. basic, che faccio sempre, ma proprio per far capire la differenza, ma proprio basico, basico, un ristorante, che se ne fa dell'email marketing? Ci sono delle persone che inviano invece il proprio menu che cambia ogni 2 giorni. Quello è merito dell'email marketing o è merito del ristorante che ha pensato a un menù ogni 2 giorni diverso, che cambia, che ha un tema e che ha una scusa per parlare? Ecco, la scusa per parlare non è email marketing, la scusa per parlare è contenuto, strategia, illuminazione imprenditoriale, tutto quello che è. Poi l'email aiuta, aiuta tantissimo e ti fa svoltare. Sì, è uno strumento, permettimi, in termini di delivery, cioè nel senso che se poi a monte non c'è, appunto, abbiamo detto parecchie volte, strategia, non c'è evoluzione, non ci sono contenuti, non ci sono cose da comunicare, però è previsto un piano editoriale che una volta a settimana tu vuoi spedire la mail e quella che mail che spedisci è priva di qualsiasi senso, ma solo per l'obbligo che l'avevi impostata una volta a settimana, è la peggior cosa che puoi fare. Poi mi viene da dire che è chiaro che le disiscrizioni, perché faccio l'esempio, perché poi, come dire, portare un utente nella mailing list, nel database, è complesso, perché non è che proprio tutti i giorni, tutti i momenti uno ama sì iscrivimi, per cui deve avere una motivazione di iscrizione. Poi c'è il processo del confermo o tradimento, per cui mi sono iscritto in virtù del fatto che mi aspettavo, mi stai tradendo o mi stai confermando? Mi stai tradendo nel senso che mi sono iscritto perché davi delle informazioni interessanti, poi mi sono arrivate 27 offerte commerciali, non era quello il motivo dell'iscrizione, mi disiscrivo. Però se io tengo, diciamo che se io tengo questa garanzia nel tempo, per questa fidelizzazione di anche tenere fede agli impegni presi, poi a un certo punto ci sono anche utenti che possono anche disiscriversi e non ne farei un dramma, nel senso che l'utente che si disiscrive tendenzialmente perché in quel momento non è più interessato a quei contenuti, per cui lui si era iscritto e decide di seguire qualcos'altro. Se ovviamente tutto il resto della strategia ha un senso, perché se io perdo di vista invece la strategia e ho una perdita consistente di utenti iscritti, vuol dire che li sto tradendo tutti rispetto a. Per cui credo che una delle dimensioni importanti, quando si parla di content e di conseguenza uno strumento di delivery come può essere l'email, è quella della, come dire, fidelizzazione su una strategia di contenuto che è stato il motivo per cui l'utente ha deciso di seguirti. Se viene meno, diciamo, questa fiducia, è fisiologico e naturale
che il tuo database, come dire, si dimagrirà, ma per cambio di strategia tua, non tanto quanto perché l'utente è traditore. Poi No, c'è la dimensione del farsi leggere, l'oggetto, il contenuto, i click, cioè ci sono, per quello che dico, una scienza intorno all'email marketing. E ci sono tante variabili che vanno tenute in considerazione nel momento in cui uno fa un'azione. Parliamo del, come dire, del dato che arriva dall'email marketing, per cui i click, le aperture, le conversioni, eccetera. Anche lì, cultura di lettura del dato. Oggi, voi cosa fate in termini di sforzo per, come dire, per formare verso questa dimensione e il riscontro che avete? beh, allora, guarda, intanto io in azienda, ma non solo io, ci siamo battuti dal primo giorno per dare ai nostri utenti il dato in tempo reale, cioè le statistiche di Fordham sono in tempo reale e non è così dappertutto, lo sottolineo, e costa da un punto di vista proprio tecnologico, no? Dare un dato in tempo reale. Noi ci teniamo perché vogliamo dare effettivamente un'informazione chiara e senza aspettare magari 5 minuti, 10 minuti. Il dato è importante, va visto subito. Quello che dicevi tu sul tradimento, sulla conferma è molto giusto e si vede proprio dai dati. E lo si vede, cioè, adesso parlando di email marketing, però è un concetto che vale un po' per tutto e tutti, vale per i social, cioè i social. Io mi iscrivo e mi disiscrivo da una pagina o da un profilo, posso mettere in silenziare per 30 giorni, posso togliere il like, posso fare tutta una serie di cose e l'algoritmo che mi mostra i post si basa sullo stesso algoritmo che mostra le mail in inbox o in spam o in altri posti. E l'algoritmo è quello della reputazione, cioè se io apro sempre, ti conosco, ergo la volta dopo ti faccio entrare. È un po' come il mio cane, cioè la terza volta che vede il postino non gli abbaia più. Ok? È la stessa identica cosa, ma perché si abitua alla presenza, diciamo, ama, sa di cosa sta parlando e non lo vedrà più come un problema, no, da proteggere o da combattere. Lo stesso algoritmo fa la stessa cosa, cioè sui social io ti mostro di meno se tu hai avuto meno like, ma non da me in generale. Certo. E se hai avuto poche aperture, pochi click, se hai poche disiscrizioni, il tasso di bounce è limitato, vuol dire che il tuo database è pulito ed è aggiornato. Tutta una serie di dati, di informazioni, queste aiutano ad aumentare la reputazione. Il fatto è che non c'è questa cultura ancora, sebbene sia abbastanza vecchiotta, come cosa, non è. Torniamo al punto di partenza, è una cosa vecchia, tra virgolette, ma è ancora molto, diciamo, limitata da un punto di vista della conoscenza. Carissimo. Guarda, Paolo, veramente l'ultima domanda. Voi anche voi fate attività di content spesso e volentieri proprio per aumentare, diciamo, un po' la cultura, no? E per cui ti faccio la domanda più da utilizzatore dell'email marketing e di attività appunto di content strategy. In linea generale c'è un po' la tendenza di essere sempre sul pezzo del processo produttivo per l'azione successiva, per la pubblicazione successiva, l'ansia di dover continuamente uscire con contenuti, eccetera, eccetera. Viviamo in questa overdose, in questo sovraccarico tutti, sia produttivo da un lato, sia poi appunto da utenti subiamo un po' tutta questa massa informativa che ci viene costantemente addosso. Qual è la giusta mediazione in questa dimensione di attività di content, anche legato all'email marketing? Non so che non c'è una risposta che vale per tutti, ma è, come dire, la risposta tu come fruitore dell'email marketing e come strategia di marketing vostra. Cioè vorrei capire un po' come avete fatto pace con l'esigenza apparente che le persone devi continuamente sovraccaricare l'informazione e invece la razionalità del agisco di senso per far giungere le giuste informazioni, ma non farmi dimenticare dal mio contatto. Guarda, noi da anni diciamo nel nostro payoff solo email intelligenti.
Io dico in tutte le circostanze, lo dico anche oggi, che noi preferiamo inviare meno email e più intelligenti. Cioè, siamo un email service provider, cioè Certo. i nostri modelli di business si basano, sono, diciamo così, i nostri utenti ci pagano per quante email possono inviare. Noi diciamo meno email e più intelligenti, cioè è quasi in controsenso, no? Il punto qual è? È proprio quello che dicevi tu, qualità. Cioè, proviamo ad andare a guardare la qualità. Molti non lo sanno, ma molti sì. Se guardi un sito, puoi vedere il ranking di questo sito con, non so, il ranking di Moz, per esempio, no? Per citarne uno. E tu vedi un numerello in alto a destra, se te lo installi sulla barra di Chrome. Quel numerino, che magari è 30, 50, 80, eccetera, definisce un po' la forza del tuo sito, del tuo dominio. Ora, nell'email marketing si basa sull'IP, in quel caso, no? La reputazione, però l'IP è più diciamo così, di proprietà del provider, quindi nostro, e quindi quello deve essere sempre guardato e gestito bene. Però per far la pace bisognerebbe guardare il numerino. Dire io devo fare cose rilevanti, devo fare cose che la gente mi ritorna come con un like, il figurativo. Spammare, tra virgolette, contenuti non serve più, ma veramente non serve più perché un po' l'abbiamo capito, ma perché Google ti penalizza nelle mail come ti penalizza sul sito, ti penalizza Facebook sui social. Cioè alla fine. La vita reale, quella del ascolta e poi parla, è anche nel web ormai, no? Quindi come si fa la pace? Si guarda il numerino e si cerca di farlo alzare tutti i giorni e dire cose che hanno senso, non dire basta, dire cose che hanno senso. Non sempre ci si riesce perché bisogna fare i conti, come dici tu, sulla produzione, sull'inseguire, no? E quindi in maniera molto veloce si cerca di tirar fuori cose. Però ecco, a un certo punto bisogna fermarsi e dire ok, ma che qualità sto dando? Ho un po' l'impressione, faccio un po' un esempio dove nei supermercati il Pandoro, il panettone, viene messo fuori a settembre perché vuoi anticipare gli altri, perché le varie festività e giornate mondiali ormai sono diventati patrimonio di tutti, per cui tutti che rincorrono offerte o altro in quelle occasioni, eccetera, eccetera, eccetera. Un po' l'impressione che ci sia un po' una omogenizzazione e poca creatività, permettimi il termine. Per rincorrere costantemente, magari invece esci fuori da quei periodi, sii un po' più strategico, un po' più creativo, le piattaforme vengono sicuramente in soccorso, in aiuto, hanno funzionalità e hanno opportunità, come dire, sono delle belle Ferrari che se non ci metti dentro la giusta benzina sufficientemente potenziata, come dire, schiacci anche, ma si ingolfano e non ottengono nessun obiettivo. Per cui il tema content credo che sia un bel ponte che abbiamo affrontato oggi insieme Paolo, perché come dire, la tecnologia, tu hai detto, gli ultimi 5 anni voi stessi siete evoluti tantissimo, vi avvicinate sempre di più, mi permetto di dire, anche a strumenti di CRM, perché poi i confini diventano labili quando trattiamo questi temi, però deve aumentare assolutamente la cultura del dato, del CRM, della strategia, della creatività, eccetera, 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 se no, come dire, vengono utilizzati in minimissima parte e soprattutto non ottengono gli obiettivi, e viene dato poi allo strumento in quanto tale il difetto di non ottenere risultati, ma non ciò che c'è a monte, che appunto vi abbiamo un po' raccontato nell'appuntamento di oggi. Paolo, io ti ringrazio di questa chiacchierata. Ci vedremo Grazie a magari nella te. prossima stagione affrontando sotto un altro aspetto il tema anche dell'email marketing. Grazie Paolo. Grazie Stefano, grazie mille a A tutti. presto. Ciao.